di oggi siamo abbastanza chiesi sopra le intenzioni dell'apostolato della preghiera. Si chiama Rete Mondiale di Preghiera del Papa. Diciamo prima la preghiera al cuore di Gesù, potete rimanere seduti. Poi diamo una parola di spiegazione sull'intenzione del Papa e su quella dei vescovi italiani. Le pagelline, i biglietti che prima vi davo non sono arrivati perché col Covid come si è evitato anche questo passaggio di biglietti, però a cominciare da gennaio, a mio piacere, già mi sono arrivati i biglietti per fino a giugno, poi da gennaio in poi riprenderemo le pagelline. Chi non la sa a memoria si mette in ascolto. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio e Amen. Questa preghiera mia madre la faceva recitare quando ero bambino ogni mattina, non solo questo, ma tutte le preghiere. Quindi da allora non l'ho mai più cessata. La mattina appena mi sveglio, ovviamente la sua memoria, dopo una vita che la recito, io vi suggerisco di preferire rispetto ad altre eventuali preghiere, appena vi alzate, svegliate, questa preghiera meravigliosa che praticamente è un'offerta della propria vita al Signore Gesù per la salvezza dell'umanità, di offrire le preghiere, le azioni, le gioie, le sofferenze di tutta la giornata. E l'apostolato della preghiera comporta ogni mese due intenzioni, quella del Papa e quella dei vescovi italiani, per noi italiani, ma siccome è diffuso in tutto il mondo, ogni gruppo di vescovi, che si chiama conferenza episcopale, quella italiana, quella tedesca, quella francese, quella spagnola, quella uruguayana, quella italiana, quella filippina, esistono in tutto il mondo, in tutte le nazioni del mondo, tranne tre o quattro nazioni dove è completamente proibita l'evangelizzazione cristiana, esistono i vescovi. E allora quella del Papa dice così: preghiamo perché le organizzazioni di volontariato e promozione umana trovino persone desiderose di impegnarsi per il bene comune e cercano strade sempre nuove di collaborazione a livello internazionale. Per il volontariato è, diciamo, un aspetto molto importante, diciamo moderno, della collaborazione. Il volontariato si può espletare in mille modi. Prima forma di volontariato è proprio di quelli che collaborano volontariamente a servire la Chiesa in tutte le sue manifestazioni. Poi, a caso, il gruppo cantori vi passa un gettone ogni volta che venite, questo è volontariato. Tutti coloro che fanno un'opera di bene all'interno della Chiesa, e lo fanno evidentemente per amore, non per altri motivi, si chiama volontariato. Poi non ne parliamo se io faccio un menzione ai miei sempre in mezzo a noi o ad altri che collaborano nella Chiesa, sia qui che
ai decollati, tutto quello che si fa per amore del Signore in chiesa, catechesi, liturgia, canto, carità verso i fratelli, è tutto volontario. Abbiamo qui anche un rappresentante della San Vincenzo, c'è Antonio Bertini, il quale è un bravo autista, tutte le volte che Silvana ti dice di andare a prendere dei medicinali, dei vestiti, di andare a lasciarlo, di collaborare per la messa del banco alimentare, Antonio è sempre pronto, ci siamo. Questo è il volontariato, però esistono altri tipi di volontariato di carattere diverso, che sono, diciamo, gli impegni al di fuori dell'ambito strettamente ecclesiale. Quali sono? Il mattina, il pomeriggio, andiamo a trovare il Giorgino Gasgo, che da sempre è stato impegnato nel campo sociale e politico. Si sta impegnando in questo momento, insieme con alcuni amici di Bagheria e altre persone, a portare avanti un discorso di carattere politico, evidentemente come sempre gesto di volontariato. Così anche quelli che collaborano col Banco Alimentare, con la Carità, Toti, mi dispiace che non ci sia qua con la sua signora Cettina Luizzi, hanno Caritas, sono a disposizione, diciamo così, dei poveri che vengono in parrocchia. E nella nostra parrocchia lo facevamo prima, ma adesso non ci siamo più riusciti, si faceva il dopo scuola, perché in molte parrocchie si usa ancora fare il dopo scuola. Poi, che so io, stiamo cominciando l'esperienza di alcune compagnie teatrali, diciamo, di Terra Stellana, collaborata con la nostra Loredana. Stanno creando un gruppo teatrale con dei ragazzi e delle ragazze. Un amico nostro, Ugo, sta lavorando in un gruppo teatrale invece per adulti. Tutto quello che si fa a livello, diciamo così, di promozione umana, non soltanto strettamente in chiesa, ma anche a carattere culturale, a carattere, diciamo così, sociale, è tutto volontariato. Nel momento in cui, per esempio, io pubblico dei libri, ora sto preparando e già in tipografia la traduzione delle poesie di Santa Teresa di Gesù Bambino, e ne farò omaggio a tutti coloro che parteciperanno alla messa del mio anniversario sacerdotale il 17 dicembre. Anche il servizio di carattere culturale è un volontariato, così anche coloro che collaborano nel giornale CNTN, importa, diciamo così, un sacrificio, collaborano praticamente tutti a livello assolutamente gratuito. Sono grato anzi alla nostra cara Maria Pertumbero e a Sandra, che diffondono il giornale. Sandra è impegnata anche alla diffusione dei libri. Ecco, il volontariato è questo impegno nel fare del bene. A volte si trovano determinate forme di collaborazione, a volte non si trovano. Per esempio, sono stato costretto a chiudere la chiesa di San Giovanni dei Napoletani per mancanza di volontari, sia quanto riguarda la frequenza alla preghiera del giovedì, che eravamo pochi, almeno alcuni si sono inseriti qui e adesso sono in questa assemblea di Santa Croce, sia anche per le attività culturali. Avevamo fatto un bel programma di carattere culturale da iniziare a gennaio con un gruppo di persone esperte nel mondo della cultura. Non potremo più farlo a San Giovanni, faremo, vediamo, i decollati, qualche
cosa può darsi che la facciamo anche qui. Tutto quello che non si riesce a fare e che invece andrebbe fatto, non si fa perché manca un laboratorio, manca gente che si dedichi effettivamente al volontariato. Addirittura esistono persone che non solo non fanno niente, ma mettono in giro la voce che chi fa qualche cosa ci deve essere un motivo e ci deve essere un guadagno. Molti non ci credono che molte cose che si fanno sono a livello assolutamente gratuito, proprio per amore. Perché chi è abituato a fare della propria vita non un dono, ma un commercio, come dire, c'è un proverbio siciliano che dice: per niente non lo fa niente. È vero che c'è questo proverbio, lo conoscevate questo proverbio? Sì. Ma molti esagerano così. Per cui se vedono qualcuno, loro non fanno niente, ma se vedono qualcuno che fa qualcosa, c'hai a essere un motivo. Ci deve avere il suo tornaconto, ci deve essere, diciamo così, qualcosa da guadagnare, qualcosa da spillare, qualcosa da mettere in tasca, qualcosa. Anche, non la posso soffrire questa espressione, che viene, chiana a livello politico, chiana sempre solo uso questa fuori. È un'espressione che fa scoraggiare la gente, perché è vero, centri politici non sono certamente degli stinchi di santi, noi hanno fatto il voto di povertà come lo fanno i religiosi e le vergini, però ce ne sono persone che veramente si prodigano per il bene del prossimo. Vi porto un esempio. Dunque, io sono molto amico con l'onorevole Ferdinando Russo, a 90 anni, ma un cervello migliore di tutti, siamo. E tanto in tanto mi telefono pure a Loredana, che lo conosce bene perché gli porta il giornale, CNTN. Quest'uomo ha veramente lavorato tutta la propria vita così. Proprio per amore. Peccato che poi con l'estromissione della Democrazia Cristiana dalla vita politica, ha cessato anche la sua vita politica, però a casa sua, nel suo ufficio, con i collaboratori che aveva e che continua ad avere, continua a telefonare, a fare proposte, ad avere idee, a coinvolgere gente. È ammirevole, è un uomo politico. Il dottore Piccione, che non l'ha conosciuto, un grande uomo, un presidente nazionale dei medici cattolici, è speso sempre, era un politico. Il figlio del dottore Piccione, Riccardo, che è morto, l'ho assistito io negli ultimi mesi, specialmente della sua vita, si struggeva perché spesso diceva che lui era parlamentare alla regione. I miei colleghi hanno tutto impostato come se fosse una specie di commercio, e mentre lui si impegnava veramente a promulgare, a progettare delle leggi, delle risorse o altro, ma lo faceva veramente per amore. L'ho conosciuto bene, eravamo amici e fraterni, di tanto in tanto ci sentiamo adesso con sua moglie che è rimasta vedova, con sua sorella qualche volta. Ce ne sono persone, non dobbiamo fare di ogni erba un fascio, così anche per i preti, i preti sono tutti, lui diceva e dice una, che ne dice un altro, e sono cose che fanno scoraggiare perché diciamo non è legittimo fare di erba un fascio nel mondo di qualsiasi tipo di attività, diciamo, perché in ogni attività ci sono le persone oneste e ci sono le persone disoneste, ci sono i commercianti onesti e ci sono quelli disonesti. Con che percentuale, ma vai a capirlo. Il volontariato è spendersi per il prossimo senza puntare al denaro, ma anche quando in qualche cosa ci si guadagna, se si fa più per amore che per guadagno, è sempre volontariato. L'altro giorno
parlavo con una signora che si lamentava di come viene trattata male dal suo medico curante. I medici non sono pagati per servire la popolazione, ma ci sono medici che sono dei signori, veramente. Sono stato recentemente, diciamo, dal urologo, che era un ragazzo mio, un bambino, quando mi serviva la messa quando ero bambino, ero giovanissimo prete a prima parte, è diventato un bravo medico, si è specializzato nel campo urologico, ma è veramente un grande signore. Ce ne sono tanti, la mia dottoressa, la curante, la dottoressa Di Gaetano, è una gran signora, che veramente fa del bene. A volte mi manda persone che hanno a volte problemi, oltre che di carattere fisico, diciamo, perché stanno male di salute, hanno problemi psicologici, spirituali, magari sono stati presi in giro in qualche occasione o altro, me li manda e a volte viene lei stessa a portarmi. C'è modo e modo di spendere la propria vita e le proprie energie. Tutto questo naturalmente è anche, diciamo, frutto di un modo di incoraggiare il volontariato da parte di Papa Francesco, che così come per resta aveva fatto anche Paolo VI e poi Benedetto XVI, di spingere, diciamo, specialmente i giovani a impegnarsi a fare del bene. Perché me lo dite voi, tutti ci lamentiamo che il mondo va male, però se le masse, per esempio, dei giovani che spendono molte ore della loro settimana, specialmente nel fine settimana, il cosiddetto weekend, a divertirsi, a pensare solo a se stessi, a lamentarsi solo per quello che non hanno loro, spendendo le loro energie per altri, per altre cose, per il servizio, per il bene. Stasera avremo un incontro con il missionario che adesso è diventato anche nostro vicario, padre Adriano. Coloro che avevano 20, 30, qualche volta anche qualcuno in più, si impegnano ad aiutare i missionari. Facciamo, quando ci sono i funerali, una raccolta per la missione, per i missionari. Ci si spende, si fa qualcosa di bene, ci siamo così. Anche tutto quello che si può fare nel campo, diciamo, della donazione di sé, perché le associazioni del volontariato sono, dice il Papa, un segno di speranza grande in un mondo ingiusto, perché nessuno ha meritato di nascere in un paese ricco e nessuno ha meritato di nascere in un paese povero. Sant'Agostino diceva che nel mondo i ricchi esistono per essere messi alla prova e vedere se aiutano i poveri. E i poveri esistono perché siano messi alla prova, se hanno la pazienza di sopportare le ingiustizie che invece sopportano. Ma tutto il bene del volontariato che si compie nel mondo mira ad accorciare le distanze tra ricchi e poveri, da un lato, e ad accorciare le distanze tra chi crede in Dio e chi non ci crede, cioè chi frequenta la Chiesa e chi non la frequenta. Ogni gesto e ogni azione che noi compiamo di bene contribuiamo a purificare l'umanità e a farla camminare nella via giusta. Ogni azione, anche piccola, che facciamo nel mondo del male, noi contribuiamo a appesantire la terra e a farla camminare nella strada sbagliata. Molte volte capita che facciamo del male anche coloro che in genere siamo impegnati nel bene, perché non ci sappiamo guardare, perché non sappiamo vigilare, perché non sappiamo frenarci quando dovremmo frenare la lingua, mente, le braccia, il piede e tutto quello che può essere, diciamo così, il nostro cuore e il nostro corpo nei confronti dei fratelli. Adesso